Buongiorno a tutti, sono Piero Borgia di Fiaso e benvenuti in questo webinar che è uno del ciclo organizzato da Fiaso a supporto delle aziende sanitarie in questo momento di emergenza. Noi abbiamo organizzato diversi webinar sulla base delle richieste che ci sono pervenute dalle aziende. Iniziando appunto dai gli argomenti che ci sembravano i più urgenti. Abbiamo iniziato col primo webinar sullo smart working, proprio per cercare di dare una mano alle aziende che si sono trovate letteralmente da un giorno all'altro a lavorare con modalità del tutto nuove, assolutamente non programmate. E poi abbiamo affrontato questo grande capitolo di estrema importanza e di estrema urgenza della difesa degli operatori. La difesa degli operatori sanitari che abbiamo diviso in due filoni sostanzialmente. Quello principale, diciamo, la difesa dall'infezione da coronavirus, che ha visto già un webinar precedente a quello di oggi, qualche giorno fa, di inquadramento generale del problema della difesa della salute degli operatori e dei pazienti nei luoghi di cura, e poi continuato qualche giorno dopo con un altro webinar che affrontava invece gli aspetti legati al problema dello stress e delle condizioni di lavoro, quindi al sostegno psicologico degli operatori sanitari e all'organizzazione. Abbiamo sentito diverse esperienze sia fra i relatori che abbiamo chiamato a raccontare la loro esperienza, sia anche attraverso gli interventi dei partecipanti. E oggi ritorniamo sul tema della difesa degli operatori e dei pazienti dalle infezioni e organizzando un po' diversamente rispetto al precedente webinar l'iniziativa. Avremo tre interventi. Il primo è di Andrea Minarini, che è direttore della medicina legale e del risk management dell'azienda USL di Bologna, e che inquadrerà la questione generale della difesa della salute, farà un inquadramento problematico, ma analizzando, diciamo, la situazione attuale, che è un po' confusa sicuramente, insomma, in questo momento. Seguirà un intervento tecnico sui dispositivi, il loro uso, le procedure, fatto da Vincenzo Puro, che è il direttore della UOC Risk Management e Biosicurezza dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Spallanzani, e concluderà la dottoressa De Luca, responsabilità della qualità e rischio clinico dell'IFO di Roma, istituto che ricovera pazienti oncologici soprattutto. E il tema che vogliamo affrontare è il tema della difesa dei pazienti fragili, appunto un istituto oncologico, e in ambiente non Covid, diciamo, perché magari l'altra volta ne abbiamo parlato in parte anche riferendoci più a situazioni di ricovero di pazienti Covid. Qui siamo invece in ambiente non Covid, che credo rappresenti una grandissima percentuale degli istituti di cura del nostro paese, quindi ritenevamo appunto che era un argomento di notevole interesse. L'introduzione a questo webinar da parte del presidente di Fiaso, il dottor Francesco Ripa di Meana, che però in questo momento non vedo ancora collegato, per cui credo che interverrà nel corso del webinar medesimo, e quindi lascerei la parola per l'intervento del dottor Andrea Minarini. A te, Andrea, grazie. Buongiorno a tutti, io ringrazio Fiaso e il presidente
e anche il dottor Pinelli per l'invito, così a portare un po', diciamo, la nostra chiaramente esperienza e un po' anche la valutazione complessiva di quelli che sono un po' stati gli aspetti organizzativi sia in ambito di protezione degli operatori sanitari che dei pazienti, che devo dire la verità, vado con la prima diapositiva, se me la potete mettere. Direi che in questo periodo è stata, diciamo, dal punto di vista delle disposizioni uscite sia dal Ministero della Salute, sia dal Ministero in generale, sia dalle Presidenze del Consiglio dei Ministri e quant'altro, abbiamo avuto circa una serie innumerevoli di ordinanze e disposizioni in tema di, già dal 22 gennaio del 2020, di inquadramento sull'utilizzo di quei dispositivi di protezione che ancora oggi, diciamo, sono particolarmente in discussione per quanto riguarda l'adeguatezza e l'appropriatezza e la, diciamo, e la numerosità di dispositivi messi a disposizione delle aziende da parte della Protezione Civile. E se guardiamo già le prime circolari uscite, quelle di gennaio, davano già una serie di indicazioni, anche l'ordinanza della Presidenza del Consiglio del 25 febbraio, su quelle che erano le misure previste in merito all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Chiaramente che davano quelle indicazioni che appaiono, direi, abbastanza naturali, cioè quelle di provvedere in ragione dei fabbisogni all'acquisizione di dispositivi di protezione. C'è stata successivamente una circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio che dava ulteriori istruzioni di utilizzo per il personale sanitario attraverso delle indicazioni anche più specifiche, cioè stretta applicazione di misure di prevenzione in tutte le strutture sanitarie, definizione di percorsi per i pazienti con sintomi respiratori negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il tema dell'applicazione delle procedure per la valutazione, presa in carico e il trasporto attraverso il 118 e l'implementazione delle attività di sensibilizzazione e di informazione alla popolazione affinché adottassero corrette misure di prevenzione. E abbiamo avuto successivamente tutta una serie di indicazioni che ci hanno portato a quelle ultime di marzo, tra l'altro a un decreto, il numero 18, che all'articolo 15 prevede come sia consentito produrre, importare e mettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Sono uscite altre disposizioni, fra l'altro, direi anche in tempo assolutamente reale, che comunque stanno in qualche maniera dando indicazione sul fatto che non ci sia ancora una situazione di adeguatezza per quanto riguarda il fabbisogno e la gestione dei dispositivi di protezione. Tra l'altro vediamo, è uscito un articolo sul Corriere della Sera che dice ancora che al 24 marzo i pezzi distribuiti non raggiungono neanche il 30% del fabbisogno reale. Quindi ancora discordanze fra il fabbisogno espresso dalle regioni e il materiale inviato. Quindi cos'è successo in questo mese, da gennaio, in cui le avvisaglie in qualche maniera facevano già un po' presupporre la necessità che i nostri operatori, che sono, devo dire, sono stati particolarmente bravi nel poter gestire professionalmente la situazione, potessero ricevere quei dispositivi che in qualche maniera risultavano e risultano ancora necessari? Cioè, chiaramente ci sono state delle sensazioni tra l'altro correlate anche a dei dati specifici che chiaramente hanno fatto ritenere che ci fosse una mancata sicurezza degli operatori sanitari in questo mese di contagio. È stato così sostenuto che vi sia stato un ritardo inaccettabile nella protezione. Ci sono stati molte criticità sulle modalità di ripartizione. È stata così
è passata un po' l'idea della sensazione del fai da te, cioè che le varie strutture, gli ospedali, le regioni, gli enti locali, i territori si siano un po' così dati, diciamo, un'organizzazione un po' ciascuno per conto suo, che non ci via sia stata un'indicazione a livello di linee guida, di protocolli e uno scarso coordinamento, questo è stato particolarmente riferito dai vari sindaci, di uno scarso coordinamento con gli enti locali, soprattutto per il ruolo nel rapporto socio-sanitario e con la coordinazione sul territorio. E dobbiamo porci questa domanda: si sentono protetti i nostri operatori sanitari dal lavoro in corsia fino anche al ritorno al proprio domicilio e anche verso i propri familiari? Ma si fa un po' fatica effettivamente a poter dare conforto a questo tipo di, diciamo, richieste. Come possiamo infatti sentirci protetti quando un DPCM del 9 marzo ancora dava indicazioni non chiare sul tema della sorveglianza sanitaria o sul tema della quarantena, quando uscivano indicazioni da parte di fondazioni assolutamente autorevoli, quali Gimbe, facciamo il tampone a tutti i professionisti sanitari. Il 24 marzo la Nonceo riportava come mancassero linee guida univoche per le cure a domicilio. Il 24 marzo la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale scriveva: servono presidi sanitari, non siamo carne da macello. E il 25 marzo ad altre interviste: no, non si fanno tamponi a tappeto a tutti i sanitari. Questa è un'intervista responsabile del coordinamento delle emergenze della Regione Puglia. E il 30 marzo su AS per News, indicazioni di infermiere che fanno riferimento a positività del Covid-19, dicono: mi hanno fatto fare i tamponi senza studio. E il 30 marzo, posizione della NAO di ieri: l'Istituto Superiore di Sanità ci ripensi, nei reparti urgono mascherine con filtranti e dispositivi di protezione idonei. Quindi effettivamente, a vedere un po' quello che salta fuori, sì, non possiamo certo dire che abbiamo delle indicazioni assolutamente chiare. L'OMS stesso oggi riportava come la carenza dei dispositivi di protezione fosse una delle minacce, sia una delle minacce più urgenti alla nostra capacità collettiva di salvare vite umane. E lo stesso Angelo Borrelli: sui dispositivi di protezione individuali la situazione è ancora critica. Ci sono state esternazioni da parte di presidenti di regioni che hanno fatto quasi dell'ironia sulle mascherine. E d'altra parte però dei segnali, devo dire, stanno cominciando ad arrivare, magari non sono stati particolarmente rapidi, però Arcuri ha citato come dal 30 marzo sia partita un'importante quota di produzione italiana di mascherine che dovrebbe arrivare a 700.000 al giorno fra 3 settimane, e cominciano ad arrivare i dati effettivamente su quelle che sono state le distribuzioni di mascherine e dispositivi di protezione alle regioni e l'effettivo fabbisogno. Quindi evidentemente la macchina si è messa in moto, chiaramente si è messa in moto sicuramente in ritardo e in maniera particolarmente burocratica. Non siamo stati sicuramente aiutati dall'estero, non abbiamo avuto la possibilità di avere delle forniture rapide e importanti dall'estero, anzi con blocchi, direi, da parte di fornitori o anche di situazioni estere che sicuramente non ci hanno favorito. E questo è sicuramente un punto importante, perché il segnale che i nostri operatori hanno avuto effettivamente probabilmente ha risentito anche di queste informazioni che sono state a volte parziali e a volte in contrasto fra di loro, e sicuramente non hanno dato delle indicazioni assolutamente utili e soprattutto specifiche. D'altra parte, i fabbisogni in qualche maniera stanno cominciando a uscire. Queste sono indicazioni del 25 marzo della Regione Emilia-Romagna, per esempio sui fabbisogni, che sono stati tarati direttamente sulle esigenze delle aziende. Quindi evidentemente anche in questo senso qualcosa si sta facendo, forse si poteva fare prima, ma sicuramente si sta facendo. E quali sono i risultati che ci aspettiamo? Cioè, forse ce li aspettavamo prima, ripeto. Intanto che da oggi saranno online tutti i dati su mascherine e ventilatori, in modo che tutti in tempo reale possano conoscere
quali e quanti sono gli apparecchi e i dispositivi di protezione che vengono distribuiti dalla protezione civile alle regioni italiane. E il sistema informatico ADA, cioè l'analisi di distribuzione degli aiuti, sarà aggiornato ogni giorno sul sito della protezione civile del Ministero della Salute. Quindi questo permetterà effettivamente di avere un reale dato anche da poter in qualche maniera dare come indicazione ai nostri professionisti sul fatto che la distribuzione sia sicuramente una distribuzione equa e in qualche maniera calibrata alle specifiche esigenze. Quali sono le considerazioni che si possono fare su questa prima fase? Sicuramente il tema della migliore informazione all'azienda dei professionisti non è parso esattamente all'altezza della situazione, forse troppe informazioni, forse sbagliate non tantissimo, sicuramente 259 pagine fra ordinanze circolari, DPCM e quant'altro non hanno aiutato a districarsi un po' fra tutto questo tipo di situazione. Chiaramente il tema della flessibilità dei nostri professionisti è stato sicuramente un qualcosa di assolutamente importante, la resilienza che gli operatori sanitari hanno avuto nel gestire l'emergenza è stata veramente notevole. E la flessibilità anche delle organizzazioni deve seguire esattamente, diciamo, la resilienza degli operatori, cioè la capacità di poter seguire anche una flessibilità di struttura che per la gestione dell'emergenza è un punto assolutamente importante. Un altro punto su cui fare delle riflessioni è come rendere più operativa la gestione del rischio in sanità dopo l'emergenza. È stata gestita l'emergenza, il rischio non ha in qualche maniera contribuito in maniera sostanziale a questo tipo di situazione, si è un po' accodato, chiaramente favorendo quando possibile la massima distribuzione di informazioni, cercando di gestire le situazioni al meglio, ma questa è sicuramente una riflessione sulla quale dobbiamo fare. Chiaramente ripensare sistemi di intensità e delle cure, renderli in qualche maniera più dinamici dopo questa esperienza sarà un elemento assolutamente importante e un qualcosa che ritengo e si ritiene assolutamente importante è quello di rivedere l'attività sociosanitaria territoriale e il rapporto con gli enti locali, che in questa fase si sono dimostrati l'elemento un po' più debole del sistema e sul quale chiaramente, a mio modo di vedere, occorre fare e dare la massima attenzione. Io per questa prima fase avrei finito e vi ringrazio. Grazie Andrea Minarini anche per aver rappresentato una cosa non facile che è la panoramica delle opinioni e delle posizioni in questo momento sul problema. Credo che nel frattempo il dottor Francesco Riva di Meana, presidente di FIASO, abbia ripristinato il collegamento, per cui gli darei la parola se è pronto. Buongiorno a tutti, sempre più numerosi, sempre più una comunità che siamo, se c'è qualche cosa che dovremo ritrovare dopo questa terribile prova, sarà il fatto che siamo sempre di più diventati una comunità dal Manzanarre al Reno. La comunità delle aziende di FIASO è ampia e i problemi che ho potuto rilevare come presidente su questo tema sono molto diversi nella loro intensità, ma uguali nella loro essenza. E diciamo si riferiscono a due cose fondamentalmente: la difficoltà a esercitare la responsabilità datoriale in presenza delle difficoltà e in presenza della situazione di assoluta emergenza, e di concerto diciamo la quantità di denunce che abbiamo ricevuto come direzioni aziendali supposto e cattivo gestione della protezione dei lavoratori. Io credo che invece siamo oggi in una giornata in cui vi chiedo a tutti di leggere il comunicato che ha fatto ieri FIASO, in cui noi affermiamo che il nostro binomio autonomia-responsabilità tipico del management oggi più che mai deve essere attuato
proprio perché solo noi che abbiamo potere decisionale possiamo fare il possibile. Cioè, ed è proprio intrinsecamente negli skill manageriali fare il possibile. E fare il possibile in una situazione in cui a volte si chiede l'impossibile, è veramente difficile, ma noi lo facciamo quotidianamente. Noi quotidianamente nelle nostre aziende cerchiamo di fermare il panico. Il primo giorno nella mia azienda che abbiamo detto usiamo le mascherine, avevo 3.900 mascherine nella farmacia, me ne sono trovato il giorno dopo 100, perché c'è stata una specie così di orgia dell'uso della mascherina come soluzione al panico, alla differenza, e quindi parlare con gli operatori è una delle prime, quando lui dice comunicare la trasparenza, ma anche parlare, sapere che il panico delle prime settimane, che adesso è molto diverso, ha causato comportamenti inappropriati e quindi il giorno dopo di questa cosa ho dovuto adottare procedure che cercano di identificare le attività a rischio, che cercano di quantificare il maggiore e minor rischio e che quindi possano realmente avere le informazioni sulla base del quale distribuire l'FP3, l'FP2, la mascherina chirurgica, il lenzuolino bianco, così come lo chiamiamo. Quindi non fermarsi davanti a questa grandissima crisi che abbiamo avuto nelle prime settimane, che si protrae specialmente per i soci del Sud, anche se noi che siamo nel Lazio, avete visto, non è che abbiamo dei numeri, noi abbiamo bisogno di milioni di mascherine, non di 4 di 20.000. Allora, di nuovo, il management, come sua propria caratteristica, assume il ruolo decisionale che rende possibile dire ho fatto il meglio possibile in questa situazione. E quindi nasce il perché di questa comunicato che vi invito a leggere tutti oggi. Il possibile è diverso in una situazione ordinaria e in una situazione straordinaria o in una situazione di crisi totale o di guerra. Quella che noi chiediamo al Parlamento in questo momento è di legiferare sospendendo la parte sanzionatoria delle responsabilità, non sospendendo la decisione, la responsabilità, perché noi siamo in un paese che se qualcuno decide deve essere denunciato, accusato, e in definitiva si tende tutti a metterci in quella grande pentola dei non decisori. I non decisori sono coloro che fanno, sembra che fanno il nostro paese nelle chat e nei programmi televisivi. Noi siamo dei decisori e quando dico noi lo dico io, direttore generale, col mio risk manager, col mio direttore sanitario, col mio SPP, cioè con quello che chiamiamo il middle management, con il direttore delle professioni sanitarie, con il primario. Cioè, noi abbiamo il compito di continuare a mantenere delle rotaie della razionalità e difendere che esiste sempre un possibile, esiste sempre un possibile e che noi possiamo scegliere la minor male in una situazione di grande male e distribuirlo secondo criteri che sono quelli del rischio in questo caso. Però chiediamo di essere una moratoria. Chiediamo che sia sospeso perché il possibile di questo momento è troppo lontano delle volte per le situazioni contingenti, per quello che ha raccontato Andrea Minarini adesso, e quindi ho potuto sentire lui, almeno entro in un'altra maniera, quasi come discussant. Il possibile è diverso nella nostra situazione, quindi noi stiamo chiedendo che gli emendamenti che proponiamo di legge
sospendano tutte le, sanzioni legate alle responsabilità che vengono prese in un momento, e questa sospensione è legata esclusivamente all'emergenza e quindi è legale, legittima, perché è esclusivamente legata all'emergenza. Come legittimo abbiamo visto sfondare il patto di stabilità, sono legittime delle cose impensabili anni fa. Allora è legittimo chiedere al Parlamento, al governo, di attivarsi per mettere in sicurezza coloro che, assumendosi unici in molti casi le responsabilità e le decisioni, hanno per forza esposto le loro aziende, per forza le hanno esposte, e che quindi devono essere tutelati anche in un'ottica di non ritrovare alla fine di questa emergenza un sistema che diventa il terreno di caccia degli avvocati, dei sindacati senza scrupoli, e diventa, diciamo, un attacco alla tenuta finanziaria del sistema il fatto di un contenzioso senza limiti. Quindi quello che posso dire è che Fiaso, che vi rappresenta in questo momento, sta cercando di rappresentare sia la narrativa di chi sono i decisori, di finire di parlare che solo i sanitari e solo i medici e gli infermieri hanno delle responsabilità che devono essere, diciamo, sospese dalle sanzioni, ma che la decisione è un'attività nobile del nostro sistema, che la decisione viene presa dal management, sia il top che middle management, e che quindi noi dobbiamo lavorare con la serenità di chi sa che il paese ci dovrà, non dico ringraziare, ma sicuramente non ci dovrà accusare al momento della fine della crisi di non aver fatto il possibile, perché noi il possibile lo stiamo facendo, a volte superando molti limiti del possibile. Ma io ho concluso la mia intervista dicendo: noi facciamo tutto il possibile, ma non accettiamo di essere sanzionati per l'impossibile. Questo deve essere il nostro limite che poniamo al nostro comportamento, e questo è inerente alla dignità del nostro ruolo di dirigenti che decidono, e questo anche deve essere spiegato al mondo, perché ancora molto spesso noi siamo rappresentati come una parte assente, c'è il politico e ci sono i sindacati dei medici, in mezzo sembra che non ci sia niente, in mezzo ci siamo noi che patiamo, che siamo e che ogni giorno continuiamo a decidere. Dobbiamo essere sicuri che decidendo noi saremo apprezzati per quello che abbiamo fatto, e questo è assolutamente l'impegno che prendo come presidente Fiaso di fare in questi giorni per tutti noi, per tutti voi, e fare in modo che questo si avveri in pochissimo tempo. Questo ci permetterà di accedere alla seconda fase di questa difficile situazione, quella che succede, che finalmente compreremo le mascherine, in una fase in cui sicuramente abbiamo tesorizzato tutte le esperienze fatte nella prima e tutte le botte e i calci che ci siamo presi. Buon lavoro a tutti. Grazie al presidente Francesco Riva di Meana per questa posizione molto chiara e molto ferma. Ribadisco l'invito fatto a leggere il comunicato Fiaso fatto ieri, e passo ora la parola a Vincenzo Puro per la parte più, diciamo, tecnica sui dispositivi e le misure di protezione. Prego, Vincenzo. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio Fiaso, ringrazio il Presidente e soprattutto mando un forte abbraccio a tutti i colleghi che sono collegati. Affrontiamo un tema che è quello dei dispositivi di protezione individuale, che abbiamo sentito è giustamente piuttosto caldo. Della infografica che giornalmente produce l'Istituto Superiore di Sanità, che ci dimostra come tra i casi confermati di Covid-19 c'è un forte tributo da parte degli operatori sanitari, non abbiamo dettaglio sulle modalità con cui questo rischio occupazionale si è manifestato, ma abbiamo
una sensazione generale che quello che il forte impatto, il carico di lavoro, le difficoltà con cui possono essere forniti ed utilizzati i dispositivi possano avere in qualche modo influito in maniera significativa su questo fatto. Erano stati dati tra i vari documenti delle indicazioni una quindicina di giorni fa da parte del gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità, al quale ci eravamo ispirati in una precedente webinar, in cui già si parlava della problematica della carenza di dispositivi di protezione individuale e quindi della necessità di ottimizzarne l'uso, anche con alcune indicazioni organizzative che dovevano essere prese per ridurre il numero di ingressi, il consumo quindi più razionale dei dispositivi, rivedendo l'organizzazione ed evitando di troppe fasi di vestizione e svestizione. Così come si parlava anche di un'azione, di una funzione di corte di tra più pazienti Covid lì dove presenti, in modo da poter utilizzare uno stesso dispositivo, se non visibilmente danneggiato o contaminato, anche per più pazienti. Tant'è che si cominciava a parlare anche, non soltanto in Italia, in questo caso sono i CDC degli Stati Uniti, di ospedali o reparti dedicati al Covid, quindi di raggruppare pazienti con l'infezione confermata in modo di poter gestire meglio una situazione in cui più pazienti Covid hanno bisogno di assistenza e necessità per gli operatori delle stesse misure di prevenzione. E in effetti questa tematica è in qualche modo stata ripresa nel documento uscito ieri, in realtà prodotto il 28 maggio, ma fondamentalmente uscito ieri, in cui sempre il gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità prende in considerazione la tematica del sempre maggior numero di pazienti con Covid-19 e soprattutto della creazione di reparti o ospedali totalmente dedicati. Il nostro paese, sappiamo, ha una situazione piuttosto diversificata, ben diversa la situazione del nord rispetto all'impatto che questa infezione ha avuto su queste strutture rispetto a quelle del centro-sud. Come dicevamo l'altra volta e lo ripetiamo continuativamente, il centro-sud ha anche una possibilità quindi di poter utilizzare quella che è stata l'esperienza di queste paio di settimane di vantaggio rispetto alla possibile diffusione per potersi preparare ed essere pronti a sopportare l'impatto. Il documento in realtà conferma fondamentalmente che le modalità di trasmissione fondamentalmente sono quelle da droplet e un po' meno da contatto diretto o indiretto, afferma ancora che non vi sono evidenze di una trasmissione aerea propriamente detta, pensiamo alla tubercolosi quando parliamo di trasmissione aerea propriamente detta, ad eccezione della trasmissione per aerosol, o meglio, come si va dicendo ora, dell'aerosol a breve distanza nel corso delle manovre che generano appunto delle goccioline di aerosolizzate. Queste evidenze sulla modalità si scontrano con una fase dell'epidemia che ha reso necessario appunto concentrare più pazienti, molti pazienti, in specifiche unità che sono diventate quindi dei centri, dei reparti, degli ospedali Covid, e creato un contesto ospedaliero, quindi in caso anche comunitario, con un'elevata intensità assistenziale, un tempo di esposizione, anche se protetti, più lungo e quindi un rischio considerato maggiore. È nel valutare queste ipotesi che sono state fatte, date delle indicazioni e fatte delle scelte più specifiche, in particolar modo lo vedremo tra la protezione delle vie aeree con filtranti facciali o con mascherine. E ovviamente contano anche le caratteristiche strutturali degli ambienti. La necessità di creare appunto questi centri Covid, reparti Covid, si scontra col fatto che non
tutti i reparti, anzi la maggioranza no, non hanno le condizioni impiantistiche strutturali che inizialmente in una fase di iniziale contenimento si prevedevano, per cui tutti i pazienti dovevano essere possibilmente trattati in stanze con adeguati ricambi d'aria o a pressione negativa, meglio ancora se con un filtro e una antistanza. Si va anzi a una situazione di assistenza per corte. All'interno di questa organizzazione purtroppo pesa tantissimo la grave carenza di disponibilità e di possibilità di approvvigionamento, che non interessa soltanto il nostro paese, che sulla quale si sta cercando di porre delle soluzioni, ma che sicuramente ha influito e continuerà almeno per nel medio periodo ad influire sulla disponibilità dei dispositivi. È uscito oggi questo documento del European CDC che riprende un attimo le indicazioni sulla prevenzione e il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie, e in questo caso ancora ripete che al di là delle procedure che generano aerosol non vi è un'evidenza se un filtrante facciale possa dare una protezione maggiore rispetto alle mascherine chirurgiche, e quindi nell'evento di una diffusa trasmissione che porti ad una carenza di forniture di dispositivi di protezione individuale è opportuno comunque sempre considerare, opportuno e razionale, di dare priorità all'uso dei filtranti facciali di tipo 2 o di tipo 3 alle attività che producono aerosol, come ad esempio nelle terapie intensive, che sappiamo bene hanno un grosso peso e carico assistenziale in questa patologia. Con queste premesse in realtà si arriva anche, si va oltre a quello dell'immaginare scenari in cui io debba riutilizzare o utilizzare delle dispositivi non propriamente dispositivi di protezione individuale, dalle maschere di stoffa, o di riprocessare anche con possibilità di sterilizzare o disinfettare mascherine chirurgiche o filtranti facciali già utilizzati in precedenza per poterli riutilizzare con maggior sicurezza. Queste sono delle indicazioni dello European CDC, ma nel piano pandemico diffuso negli Stati Uniti e adattato in qualche modo alla situazione del Covid-19, ci sono delle indicazioni precise su un uso più esteso o un riuso per quanto limitato dei dispositivi di protezione individuale, in particolar modo per i filtranti respiratori e le mascherine, ma come si può vedere da questo sito anche per quanto riguarda i camici o la protezione degli occhi. Quindi è una situazione piuttosto complessa che necessiterebbe di una capacità di elastica di riuscire ad adattarsi ai vari momenti, cercando di mantenere il livello adeguato di protezione a secondo della tipologia. Giusto per ricordare che i dispositivi di protezione individuale sono considerati universalmente l'ultima parte delle misure di prevenzione, che c'è tutto un processo che dovrebbe essere a monte, che però sotto la spinta dell'epidemia così forte e così grande può avere qualche cedimento, qualche difficoltà. Ricordiamo, ma non ci dilunghiamo, l'importanza ovunque, in qualsiasi contesto, delle precauzioni standard, incluse quelle di igiene respiratoria e di etichetta della tosse, lì dove va l'indicazione di poter fare indossare una mascherina chirurgica, se tollerata dal paziente dal punto di vista clinico, in tutte le situazioni, di riuscire a mantenere delle distanze. La mascherina chirurgica, che ovviamente ha un ruolo importante nel ridurre la nube, l'emissione delle goccioline con i colpi di tosse, e quindi rappresenta un primo momento di sicurezza per quanto riguarda appunto farla indossare ai pazienti. Così come ripassiamo, ma senza andare nel dettaglio, quelle che sono le indicazioni sia per quanto riguarda la collocazione dei pazienti, ma questo argomento è praticamente del tutto saltato in questa situazione, sia per quanto riguarda le diverse dispositivi di protezione individuale da usare nelle varie precauzioni per modalità di trasmissione.
Ricordiamo che ci sono delle norme tecniche per tutte, in questo caso per noi europee, per quanto riguarda i dispositivi, sia per quanto riguarda i guanti, la protezione del corpo, la protezione del viso, la protezione respiratoria, compresi i filtri, e che queste norme normalmente dovrebbero essere garantite, o quantomeno dovrebbe essere garantita la parte tecnica che ha portato all'approvazione di un dispositivo. Brevemente, protezione del corpo, ci sono diverse situazioni e diverse possibilità. Si parla in genere del camice lungo, soprattutto dotato di pezzini, di una tuta intera o fatto con in TNT o in altri materiali. Nel documento si parla che in tutti gli scenari, in base alla valutazione del rischio, è indicato l'utilizzo di un camice idrorepellente, ma che in assenza di un camice monouso si possa mettere anche un grembiule. Ci sono diverse modalità, diverse tipologie che devono essere in qualche modo scelte e individuate. Se l'indicazione che viene data è quella del camice idrorepellente come prioritario, in sua assenza si può passare alle tute intere o in estremo anche ai camici non idrorepellenti, ma con un'elasticità appunto dovuta anche all'approvvigionamento. Giusto per indicare che cosa si intende per idrorepellente e che è un dispositivo che venga certificato come tale, che è diverso rispetto a quello dell'impermeabile, in cui non è tanto resistente alla penetrazione dell'acqua al assorbimento, ma facilitarne lo scorrimento sulla sua superficie. Non stiamo parlando in questo caso di una protezione fondamentalmente nei confronti di grossi schizzi o quelle che potevano essere le indicazioni per le patologie trasmissione ematica delle grosse diffusioni. Stiamo parlando fondamentalmente di droplet e l'indicazione dell'idrorepellente è già una misura di precauzione. Protezione delle mucose del viso, anche qui abbiamo visto che abbiamo diverse necessità per quanto riguarda la protezione degli occhi, per quanto riguarda la protezione della bocca e del naso, per quanto riguarda invece la protezione più propriamente respiratorie. Le tipologie sono diverse, ognuna ha, come al solito, delle norme da rispettare, possibilmente con delle caratteristiche a cui siamo abituati nella fornitura, ma possiamo avere diverse appunto possibilità, occhiali con gli schermi protettivi sopra o sotto, gli occhiali più raccomandati che sono quelli a maschera, in qualche caso la scelta degli schermi o delle visiere che in passato erano state ritenute un po' meno efficaci, soprattutto rispetto appunto alle patologie a trasmissione ematica, perché in qualche modo c'è una possibilità di passaggio tra i bordi della visiera. Entriamo nel tema più caldo, che è quello delle mascherine chirurgiche. C'è una norma anche in questo caso, ci sono delle caratteristiche che devono essere rispettate, vengono classificate sulla base di una serie di prove in diversa tipologia che permette poi alla fine di certificarle come mascherine chirurgiche. Sappiamo bene che sono nate appunto nell'ottica di difendere il campo operatorio ed il paziente dalle eventuali secrezioni da parte del chirurgo, e non sono definite propriamente un dispositivo di protezione individuale, ma come si accennava prima, in condizioni di emergenza possono anche essere adattate alcune norme in un'ottica meno rigida, per cui nell'articolo del cosiddetto decreto quartieri era consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche come dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari, quindi come un dispositivo di protezione, e che in alcuni casi sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa una valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, e era stato fatto cenno prima a un decreto che permette che aggiorna un pochino le modalità di produrre questo tipo di dispositivi, tentativi di risposta. Filtranti respiratori, tanto una prima specificazione sulla quale anche su questo si è molto parlato: questa è una valvola espiratoria, permette quindi all'aria di uscire, in qualche caso permette anche di uscire
ai droplet, non è quindi un dispositivo che dovrebbe indossare una persona che ha l'infezione o che comunque ha dei sintomi e potrebbe pertanto diffonderli nell'ambiente, ha rispetto a quella priva della valvola espiratoria un sicuro vantaggio per l'operatore che la utilizzi come dispositivo di protezione individuale, di comfort, perché è più facile tenerla più lungamente per un tempo superiore, perché facilita proprio la respirazione. Quando si vedono persone che utilizzano in un ambiente comune un filtrante respiratorio, anche in eventuali riunioni, un filtrante respiratorio rispetto alla mascherina chirurgica, dobbiamo tener conto che in questo caso qualche emissione potrebbe avvenire e non è sicuramente indicata per il paziente o per il soggetto in valutazione. Cenno, senza andare nel dettaglio, alle altre possibilità di protezione delle vie respiratorie attraverso filtri, anche in questo caso P2, P3, in taluni casi associando ovviamente la protezione del viso totale, come nel caso dei PAPR, che hanno un motore che permette con estrema comfort di immettere aria a pressione positiva filtrata comunque con un filtro assoluto nella quindi totale sicurezza dell'operatore. È ad esempio il PAPR uno dei dispositivi che nel nostro istituto utilizzano più frequentemente in rianimazione quando devono fare dei turni lunghi di assistenza. Non per entrare nel merito, ma anche in questo caso la certificazione di un filtrante facciale deriva da una serie di prove molto standardizzate che portano poi a definirne il livello in FFP1, FFP2 o FFP3, in particolar modo per quanto riguarda l'efficienza filtrante. L'efficienza filtrante degli FFP2 rispetto agli FFP3 è un pochino minore. Nella certificazione americana, quello che normalmente viene considerato che è l'N95 è una via di mezzo tra i due. Normalmente si parla di una equivalenza tra l'FFP2 e l'N95. E giusto per ricordare che nelle indicazioni per la prevenzione della tubercolosi e per la protezione degli operatori si parla espressamente di FFP2 come sufficiente misura di prevenzione. L'importante è se io me la so indossare bene, e anche questo è un tema delicato, perché nel diverso approvvigionamento che si può verificare potrei dover usare mascherine al quale non sono abituato, al quale non ho potuto, sulle quali non ho potuto fare un fit testing formale, ma devo comunque verificare che nell'indossarla ogni volta, indossarla bene, effettuare anche una prova di tenuta tutte le volte che la indosso, e ovviamente anche in questo caso nel prolungato uso si possono verificare delle situazioni in cui non è perfettamente fittante, si dice, al volto. È una protezione delle vie respiratorie, una protezione per la trasmissione propriamente aerea o comunque di aerosol ravvicinati. I fit test qualitativi o quantitativi in questo momento non possono ovviamente esistere. Sarebbe bene che gli operatori che in passato erano in qualche modo esposti a patogeni trasmissionali avessero fatto queste prove per poterlo verificare anche e poter essere più sicuri anche in questa situazione. È sempre un'ottica di preparazione che in qualche modo a volte non si riesce a raggiungere. Torniamo un attimo al documento aggiornato al 28 marzo, perché alla luce di queste indicazioni, di queste considerazioni, dà delle indicazioni precise ma diverse dal precedente. Nelle stanze di pazienti con Covid, l'assistenza diretta al paziente per gli operatori sanitari è raccomandato l'uso di una mascherina chirurgica o l'FFP2 in quei specifici contesti assistenziali di cui parlavamo, quindi un contesto ad alta prevalenza di pazienti Covid, ad alta prevalenza di pazienti Covid con ventilazione assistita o sicuramente in tutte le condizioni
in cui si effettuano procedure a rischio di generare aerosol, che vengono peraltro specificate in maggior dettaglio. In queste è sempre raccomandato un FFP2 o FFP3 messi in qualche modo sullo stesso piano dal punto di vista della protezione. Parlando dei camici, è in qualche modo non è più presente la parola idrorepellente, ma si parla di camici o grembiule monouso, mentre permane la protezione degli occhi con le modalità che abbiamo visto. È raccomandato l'uso dell'FFP2 o mascherina chirurgica anche nell'esecuzione del tampone orofaringeo, che non è propriamente una procedura che genera aerosol, ma che, stimolando il riflesso della tosse, è considerata rischiosa. Che cosa significhi rispetto al documento mettere prima mascherina chirurgica o FFP2? In questo caso FFP2 o mascherina chirurgica, se non disponibile evidentemente l'FFP2, è lasciato un pochino all'interpretazione locale dei fattori di rischio, che tiene conto, abbiamo detto, anche della disponibilità. Per quanto riguarda le pulizie nelle aree di degenza, si parla di una mascherina chirurgica e nulla è cambiato rispetto a prima, con l'indicazione del grembiule e degli occhiali di protezione. Anche negli ambulatori si parla di mascherina chirurgica nell'esame obiettivo dei pazienti con sintomi respiratori, con un'indicazione però all'FFP2 nei soliti specifici contesti assistenziali. Se siamo in una situazione di alta prevalenza di pazienti a rischio di infezione da SARS-CoV-2, è opportuno, e sono disponibili i filtranti respiratori, è opportuno dare questo tipo di indicazioni. Per gli operatori sanitari che effettuano un esame obiettivo in pazienti senza sintomi respiratori, dovrebbero avere le solite precauzioni rispetto all'ordinaria gestione. Si conferma l'idea che il paziente con sintomi respiratori è importante, se tollerata, dare una mascherina chirurgica. Nulla di diverso per quanto riguarda gli operatori addetti alle pulizie. E ancora nel trasporto, questo è un aspetto interessante, che nelle attività che non comportano un contatto diretto per i pazienti non sono necessari DPI, ma indossare una mascherina solo in caso di guanti in trasporti prolungati, maggiori di 15 minuti, ma è interessante il concetto che negli ambiti assistenziali ad alta prevalenza è opportuno valutare la possibilità di un utilizzo della mascherina to cure da parte di tutti i sanitari a fine di ridurre la trasmissione, anche nei percorsi, quindi negli spazi comuni, nei percorsi non in cui non si ha una diretta azione assistenziale. Ambulanza o mezzo di trasporto, viene confermato il suggerimento della mascherina chirurgica o di un rischio aumentato se l'intensità, la durata, il fatto che si abbia un rianimatore, si facciano procedure a bordo di rischio aerosolizzazione, e la possibilità di mantenere invece, per quanto riguarda gli addetti alla guida, se ci sono delle divisioni, anche delle situazioni in cui non sono necessari dispositivi di protezione o un livello considerato minore ma comunque sufficiente rappresentato dalla mascherina chirurgica. Ove possibile, sempre il paziente dovrebbe indossare la mascherina chirurgica. Per quanto riguarda un triage nell'area di screening preliminare, dove ovviamente si è riusciti a mettere delle barriere fisiche, vetrate, interfono, citofoni, o dove ci siano delle possibilità di procedure che consentono una distanza almeno un metro, in questo caso, soltanto in questo caso, indossare la mascherina chirurgica, ovviamente la barriera non in caso di presenza di una barriera non è necessario utilizzare il dispositivo. Se il paziente ha sintomi respiratori, mascherina chirurgica al paziente, mantenere una distanza, ove possibile collocarlo nelle stanze identificate. Rimane il pronto soccorso, nella fase del triage, un momento particolarmente difficile e delicato, quasi in qualche modo
più delicato rispetto a quando sono in un reparto in cui so che i pazienti hanno questo tipo di patologia e ho a disposizione i giusti dispositivi di prevenzione. Danno anche delle indicazioni precise per le sale d'attesa nei pazienti con sintomi respiratori o meno. Non entriamo nel dettaglio, ma per nulla cambia per i laboratori di riferimento regionali o nazionali o quello dell'istituto superiore, per cui il livello di biosafety raccomandato di classe 3 per le colture all'isolamento virale e un laboratorio di classe 2 per tutta la diagnostica, la manipolazione dei campioni diagnostici anche respiratori. Nelle accettazioni dell'utente, quindi una parte praticamente amministrativa, siano la stessa gestione prevista con la possibilità di mantenere la distanza e non particolari dispositivi di protezione. Nell'assistenza a domicilio, che ovviamente sta diventando un momento importante sia come domicilio del paziente sia per quelle aree in qualche modo residenziali o domiciliari a maggiore intensità o come le RSA, che stanno avendo un ruolo molto importante e dedicato per quanto riguarda la diffusione del virus, l'indicazione per gli operatori sanitari è quello della mascherina chirurgica, oltre al camice, guanti, occhiali di protezione. Però se c'è una concentrazione, come abbiamo visto, sempre nella stessa filosofia, nella stessa ottica di pazienti a rischio o con Covid o con alta intensità assistenziale, va preso in considerazione l'uso degli FFP2 con questa dizione che continua in tutto il documento, ove disponibile sulla base di una valutazione del rischio. Quindi la necessità di avere una grossa flessibilità che mal si concilia con invece la giusta esigenza del lavorare per procedure anche certe in condizioni di pressione particolare quale quella di questo periodo. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, ricordo in quest'altro documento sempre del gruppo di lavoro dell'istituto che dà delle specifiche ulteriori da poter adattare poi al contesto locale. In definitiva, si tende ad avere una progressione verso la sempre più alte protezioni. L'esperienza di Ebola di qualche anno fa aveva portato a una, per chi si era preparato a queste evenienze, per chi ha potuto, chi ha gestito i casi sia in Italia che all'estero, ad una protezione totale. Ma in qualche modo dobbiamo comunque ricordare che non si tratta in questo caso di Ebola, quindi potremmo avere una misura combinata di isolamento rispetto a quello che viene chiamato l'alto isolamento previsto per Ebola, ma che questa situazione è resa particolarmente difficile e complicata proprio per la numerosità, la concentrazione dei pazienti in un breve periodo sulle nostre strutture, che rende molto difficile il riuscire a gestire perfettamente quelle che sono le indicazioni e contando quindi su un'assoluta necessità di rinforzare il più possibile le procedure, ma soprattutto di poter fornire dispositivi di protezione individuale in numero adeguato nelle situazioni in cui si sono necessari. Vi ringrazio. Grazie a Vincenzo Puro. Siamo andati un po' avanti con i tempi, per cui prego la dottoressa De Luca di essere più rapida possibile. Nel frattempo vi informo che nella sezione documenti che avete sulla destra del vostro schermo, la barra grigia che dice documenti, avete il comunicato stampa del presidente Fiaso, nonché le slide della dottoressa De Luca e del dottor Minarini, non quelle del dottor Puro, che ve le faremo avere successivamente tramite comunicazione per email. Nel frattempo vi dico che ci sarà uno spazio per le domande fatte attraverso chat
che potete cominciare a fare fin d'ora. Cercheremo di rispondere nei tempi che ci sono consentiti a tutte le domande che vengono espresse. Prego, a te la parola, Susi. Grazie. Ok, grazie e buongiorno a tutti. Cercherò di essere rapidissima, però il tempo necessario per descrivere invece quello che è l'operatività rispetto anche a tutti i temi che sono stati affrontati dai due relatori precedenti da parte dell'IFO. Un attimo per capire dove ci troviamo, nelle regioni Lazio, Roma e diciamo anche da quest'ultimo dato che è aggiornato al 29 marzo fa capire diciamo il livello di attenzione di andamento epidemiologico nella regione Lazio. In particolare, anche questo il 29 marzo dal dashboard della Protezione Civile dà un'idea di quello che è ad oggi la nostra regione. Prima di entrare nel merito di ciò che fa operativamente l'IFO dall'inizio, diciamo, di questa emergenza coronavirus, in realtà l'IFO si trova all'interno di una regione che ha messo in atto una serie di attività, iniziando con campagne di comunicazione alla popolazione, attivazione del numero verde, ha riorganizzato e sta continuamente riorganizzando la rete territoriale, la rete ospedaliera, proprio per dare una risposta più possibile alla prevenzione dell'infezione e al contenimento della stessa, sia a livello territoriale che a livello della rete ospedaliera, con una riorganizzazione di quasi tutti gli ospedali presenti per quanto riguarda la rete ospedaliera nella regione Lazio, identificando strutture Covid positive e tutelando sia in ospedali specifici o in reparti non Covid per tutte le altre patologie e gli altri pazienti, addirittura anche attivando strutture alberghiere per ospitalità protetta e poi anche la gestione delle residenze sanitarie assistenziali. In più dà e fornisce a tutte le strutture linee di indirizzo su indicazioni per la sorveglianza sanitaria del personale, l'uso corretto di IPI, indicazioni all'esecuzione di test diagnostici fino alla gestione di pazienti fragili, e questo per tutte le strutture della regione sono dei punti di riferimento, oltre a normativa nazionale del Ministero della Salute, degli altri ministeri e dell'Istituto Superiore di Sanità. Che cos'è l'IFO e come si pone in questa emergenza? Allora, l'IFO è l'insieme di due istituti, due IRCCS, l'Istituto Regina Elena dei Tumori e l'altro l'Istituto Dermatologico San Gallicano. E proprio come IRCCS ha una caratteristica particolare che non offre solo assistenza e cura, ma anche ricerca, anche ovviamente medicina traslazionale e formazione. Questo giusto per dare una dimensione della nostra attività clinico-assistenziale, circa 10.600 ricoveri l'anno, con numeri e visite di prestazioni superiori a 1.300.000 circa, con 284 posti letto e 52 a ciclo diurno, 9 sale operatorie e un rombo da Vinci, con tutta una serie di innovazioni. Abbiamo il centro di studi di fase 1, le biobanche, le banche del tessuto, muscolo-scheletrico e il molecular tumor board per i pazienti oncologici. Quindi, come tutelare in emergenza coronavirus e trovandosi in una regione in cui sta riorganizzando completamente la rete territoriale ospedaliera di contenimento di questa emergenza, ci siamo posti tre obiettivi fondamentali e ce li poniamo continuamente: prevenire la diffusione del virus per ridurre il rischio di morbilità e mortalità di pazienti fragili, ridurre il contagio tra pazienti, tra operatori e pazienti operatore, garantire la presa in carico globale sia del paziente ma anche del personale, quindi offrendo un'assistenza clinica assistenziale e anche supporto psicologico, offrire una comunicazione efficace per tutti, per farli sentire parte di un sistema che li sta accompagnando e sostenendo e proteggendo proprio nei riguardi dell'emergenza del coronavirus, e poi contribuire con la ricerca alla lotta contro la diffusione del virus. Paziente neoplastico, soggetto fragile, sia perché per la patologia primaria, ma anche per tutto ciò che serve per la gestione della stessa patologia, terapie molto importanti, sia di tipo chirurgico, chemioterapico, radioterapico, procedure molto invasive, terapie antibiotiche che comunque vanno a stimolare in altro modo il sistema immunitario del soggetto fragile, quindi rendendolo ancora più fragile, ponendolo davanti a difetti immunitari e quindi poco difeso rispetto anche
a diciamo input virali. E sono usciti anche recentemente degli studi proprio collegati al virus SARS-CoV-2 che dimostrano che i pazienti con patologie oncologiche e emato-oncologiche sono particolarmente a rischio. Ripresa anche della circolare del Ministero del 10 marzo che dà delle indicazioni puntuali di come proteggere questi pazienti. Quindi l'IFO si trova davanti a due importanti situazioni, vincoli, e quindi bisogna trovare un equilibrio tra vincoli, normativa nazionale e regionale, ne abbiamo parlato prima, uso dei dispositivi e la diagnostica, e dall'altro lato tutelare il personale sanitario, i pazienti e i visitatori. Quali sono le iniziative messe in atto? Dai primi di febbraio si è attivata l'unità di crisi e riunendosi ha iniziato a progettare una serie di attività messe in atto gradualmente, sia in linea con le indicazioni del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Lazio, sia con l'evolversi dell'epidemia e allo stesso tempo tenendo conto anche di quelle che erano le esigenze del personale e dei pazienti qui presenti, e una verifica continua delle attività messe in atto secondo comunque il cosiddetto ciclo della qualità e la gestione del rischio clinico. Come vedete, nell'unità di crisi ci sono praticamente esponenti di tutti gli aspetti, non soltanto clinico-assistenziali, ma di supporto, quindi dal direttore sanitario che lo coordina e si relaziona direttamente col direttore generale, col medico di presidio, il direttore delle professioni sanitarie, anche il direttore del dipartimento amministrativo, l'RSPP, la responsabile della qualità rischio clinico e il suo team, la responsabile della farmacia, l'acquisizione dei beni e servizi, è in costante contatto con i componenti del comitato del controllo infezioni correlate all'assistenza, responsabile del progetto accoglienza, della formazione e supporto organizzativo e ovviamente responsabile della comunicazione ufficio stampa. Tutte queste persone collaborano costantemente in condivisione col tavolo permanente sulla sicurezza, il collegio di direzione e i responsabili di struttura, le organizzazioni sindacali, gli RLS e coinvolgendo le associazioni di pazienti e volontari. Quindi vedete quanto sia complesso sicuramente gestire l'intera emergenza coronavirus all'interno degli IFO. Quali sono le misure generali? Una comunicazione interna, esterna, molto capillare, sulla strutturata sull'emergenza coronavirus, una formazione on the job a tutto il personale sulla vestizione e svestizione in presenza di caso sospetto ad ogni UO, anche attraverso tutorial, video sulla vestizione e svestizione, distribuzione di flacconi di soluzione di gel idroalcolico e incremento delle attività di significazione ambientale graduale nelle aree di degenza e servizi, compresi gli uffici, PC, telefoni e altro. Riorganizza La cosa più importante è che anche qui gradualmente abbiamo riorganizzato l'offerta di cure e assistenza, quindi abbiamo riprogrammato gli accessi ambulatoriali, rimutando le prestazioni urgenti e anche degli accessi di day hospital per chemioterapia, radioterapia, medicina nucleare, valutando coi clinici come effettivamente chi far continuare terapie e in che modo. Sospensione temporanea agli accessi diretti per la dermatologia clinica, programmazione delle sedute operatorie per le patologie oncologiche di classe A, riprogrammazione delle visite di follow-up per pazienti oncologici, dando anche offrendo soprattutto un servizio di comunicazione telefonica costante fra i clinici e i pazienti stessi, anche per dare una sorta di tranquillità, perché il momento di ricevere una telefonata e dire dobbiamo spostare un appuntamento di follow-up, ma dicendo che sono comunque disponibili ad accogliere eventuali loro esigenze, diciamo, rende più tranquillo anche il colloquio e non si sente abbandonato il paziente a casa. Abbiamo anche previsto la consegna a domicilio di farmaci per chemioterapici orali. L'aspetto fondamentale è che noi dai primi di marzo abbiamo cominciato attraverso gli ambulatori e i clinici, gli infermieri dei vari reparti, a fare un pre-screening telefonico per gli accessi in ambulatorio e DH e ricovero ordinario per far sì che a monte i pazienti vengano comunque selezionati e avviati prima di farli entrare in ospedale. Le misure specifiche, a fine febbraio abbiamo cominciato a dare alcune indicazioni di come usare gli spazi comuni, mensa, bar,
come fare le riunioni, le famose riunioni dei DMT, che qui ovviamente vengono svolte settimanalmente, come organizzarle. Le prime misure operative della fase di rimodulazione dell'offerta clinico-assistenziale che prima ho citato, e abbiamo anche dato indicazioni molto precise per ogni ambito lavorativo circa l'uso dei dispositivi di protezione individuale, costantemente aggiornate, e verrà anche aggiornata a seguito delle ultime indicazioni, appunto, come diceva Vincenzo Puro, sono arrivate ieri. Gestione dei pazienti ambulatoriali, anche qui come seconda fase di rimodulazione. Altro aspetto che diciamo, ha sicuramente aiutato a proteggere questo ospedale per il Covid è: abbiamo iniziato dal 18 marzo uno screening di checkpoint di accesso all'IFO ai due ingressi principali, in cui ci sono infermieri che a tutte le persone all'ingresso che arrivano viene somministrato un brevissimo questionario, rilevata la temperatura, e in caso di sospetti di pazienti vengono accompagnati in una stanza per eseguire uno screening e poi definire con i clinici se continuare il percorso clinico assistenziale o differire la prestazione. Ho portato questo dato per far vedere che nei primi 10 giorni effettivamente su 7.155 persone che sono state screenate solo lo 0,1% sono stati intercettati come soggetti a rischio. Questo per noi è anche una prova che effettivamente il lavoro che si fa telefonicamente, chiamando prima i pazienti, prima di farli entrare e farli venire in istituto, sicuramente funziona. Siamo comunque un istituto che fa comunque sia interventi che accessi di tipo programmato, non abbiamo pronto soccorso. Misure specifiche, continuiamo invece per la tutela dei lavoratori e facciamo svolgimento di sorveglianza sanitaria attiva, abbiamo istituito un registro per la sorveglianza sanitaria e laddove in presenza di un paziente con sospetto Covid poi confermato, viene seguito a termine la gestione di questo paziente un questionario agli operatori che lo hanno gestito per definirlo ad alto rischio eventualmente secondo il questionario OMS, per avviarlo a una sorveglianza sanitaria attiva e o tampone e così via. Modalità di svolgimento: abbiamo anche attivato una modalità di svolgimento di indagine epidemiologica in caso si verificasse un caso sia come pazienti o come personale sanitario, per rintracciare i contatti stretti e capire poi quali misure igienico-sanitarie mettere in atto. Abbiamo attivato lo smart working per i dipendenti laddove possibile e limitato gli accessi ai tirocinanti e ai frequentatori. Siamo in una terza fase, quindi misure specifiche in progress. Abbiamo messo in atto modalità operative di prevenire diffusione in caso di pazienti non Covid che possono provenire da altre strutture della Regione Lazio per eseguire interventi chirurgici presso la nostra struttura, e quindi a tutela sia del paziente ma anche degli operatori stessi che provengono da altre strutture ma anche dagli stessi che già operano all'interno dei GIFO. Stiamo per avviare la telemedicina e il teleconsulto con i specialisti IFO, i pazienti oncologici che sono a domicilio, e poi stiamo per entrare nella rete regionale dei laboratori di diagnostica per esecuzione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Come ricerca stiamo per predisporre uno studio pilota osservazionale per l'impiego di test anticorpali proprio per lo screening del virus. Come funziona la comunicazione? Ho quasi finito. Abbiamo previsto una modalità di comunicazione interna e esterna. Interna, sicuramente noi periodicamente il nostro direttore generale manda delle informazioni a tutti il personale sanitario attraverso mail e poi pubblicata nella intranet, sicuramente aggiornando di quello che tutto ciò si sta facendo all'interno dell'istituto, una frequenza due o tre volte a settimana. Poi abbiamo attivato una sezione nella internet dove tutte quelle cose che io adesso ho citato sono riportate, e poi viene fatta comunicazione ai cittadini attraverso il circuito di TV interna e cartellonistica informativa. Questo giusto per farvi vedere la nostra intranet, in cui abbiamo creato, vedete nel banner, emergenza coronavirus IFO, in cui sono riportate tutte le cose di cui vi ho parlato e che gli operatori possono entrare e andare a vedere e scaricare. Comunicazione esterna, aggiornamento continuo sul sito web, realizzazione e pubblicazione di interventi video e varie attivazioni sui nostri canali social
come Facebook, LinkedIn e altri, organizzazioni, interventi radio e in TV dei nostri esperti e ricercatori IFO. E questo è quanto. Grazie. Grazie, grazie ad Assunta De Luca. Mi scuso anche per averla No, spinta spero di essere stata abbastanza rapida, non lo so. la sua interessante presentazione. Adesso possiamo passare alla fase delle domande. Se sono arrivate delle domande via chat, pregherei il collega Valerio Noviello di farmele avere sullo schermo in modo che io le possa leggere, poi i vari relatori, senza neanche chiedere, appena si sentono, come dire, interessati dal quesito stesso, possono direttamente rispondere. Ecco, per il dottor Minarini, quale garanzia dei dispositivi prodotti in aziende convertite sono visibili su quelli distribuiti nelle aziende? Parlo di marchi con eventuali sigle presenti sulle confezioni. Allora, i marchi distribuiti da parte almeno dell'azienda mia di riferimento, sono marchi assolutamente visibili. Posso avere qua delle mascherine da farvi vedere, con marchi sopra, in un caso cinese e in un altro caso francese della Vichy, che sono comunque marchi di quelle riferite da parte delle forniture delle varie aziende. E quindi le sigle sono abbastanza chiare e, come già ha riferito Vincenzo, fra l'altro, riferite a quegli standard di riferimento che in questo momento l'Istituto sta dando, chiaramente con delle modifiche temporali assolutamente, diciamo, quasi intemporale. Come avete visto, già le indicazioni dell'ISSA si sono in qualche maniera aggiornate nell'arco delle scorse settimane. La prossima domanda. Dottor Puro, nella slide 47 non è riportato che per l'assistenza diretta a pazienti il copricapo è necessario? Idem per quanto riguarda i calzari. Sì, è una domanda frequente. Non è considerato necessaria o copricapo o calzari. Nelle linee guida della maggior parte, della totalità delle agenzie di sanità, anche internazionali, non è specificato, non è riportato. Ok, passiamo alla prossima. Da quanto leggo sul documento ISS, non viene indicato il requisito protezione rischio biologico per camici o tute. Capisco bene, è sufficiente la idrorepellente? Grazie, Laura Ferrari. Prego. Sì, direi di sì, stiamo parlando anche in questo caso un attimo in una situazione di emergenza in cui alcune delle caratteristiche che talvolta giustamente si cercavano nella situazione ordinaria non sono necessariamente identificate. La protezione del rischio biologico di cui si parla è probabilmente quella della penetrabilità da parte del batteriofago all'interno delle sole. Qui stiamo parlando in realtà soltanto di una barriera nei confronti di goccioline in modo che possano preservare la parte sottostante il camice. Non stiamo parlando quindi tanto di trazione del virus del batteriofago come requisito indispensabile, quindi non è specificato. Grazie. E la prossima domanda. Dottor Aia, questa è lunga. Domande sull'utilizzo dei DPI nell'ambito del 118 rispetto ad alcune indicazioni ricevute. Indicazioni di far indossare i guanti al paziente sospetto, probabile o confermato per limitare il contagio da contatto. Sono condivisibili? Avete indicazioni in merito? È utile per la riduzione del contagio
O è più utile far lavare le mani con gel alcolico? Altro? Poi, indicazione riguardo all'utilizzare un triplo paio di guanti con vestizione completa per favorire l'operatore durante l'assistenza, pulizia mezzi e svestizione. Ci sono controindicazioni in merito? Poi, sanificare i DPI FFP con spray, alcol, varicchina oppure igienizzante con l'igienio. Avete indicazioni più specifiche? Ok, Enzo, tu rispondi tu. Allora, dov'è? Dov'è la domanda? Allora, Eccolo. guanti al paziente prima che salga ovviamente nell'ambulanza o igiene delle mani con gel alcolico. Io sono dell'idea che fare con gel alcolico sia più opportuno e con l'occasione vorrei sottolineare un aspetto sull'uso dei guanti. E sia nelle strutture sanitarie, ma i nostri operatori sanno bene quando usarli, sia un pochino nella comunità. E il guanto si contamina, il guanto che non cambio, che continuo ad utilizzare, può contaminare le superfici, può contaminare le nostre mucose, non è una garanzia di per sé. A volte si vedono utilizzo di un guanto ripetutamente per ore e ore, come se questa fosse la garanzia. Se uno pensa che in questo modo protegge la propria cute integra dalla penetrazione del virus, sta facendo un ragionamento non proprio. È un modo con cui non si trasmette. E quindi igiene delle mani, perché così contamino meno le superfici dell'ambulanza, può essere indicato anche perché l'ambulanza purtroppo ha una frequenza d'utilizzo elevata da più pazienti piuttosto che i guanti. Questo del triplo paio, ci sono controindicazioni in medico che spreco 3 paia di guanti, probabilmente non ho capito bene l'occasione con cui utilizzarli. E nella pulizia dei mezzi bisogna usare dei guanti, a volte anche dei guanti spessi e ovviamente cambiarli e fare igiene delle mani al termine. Svestire 3 paia di guanti non riesco a immaginare la situazione e la condizione. Anche in questo caso, se l'idea è quella che con 3 paia di guanti io proteggo meglio la mia cute, è sbagliato concettualmente. Sanificare i dispositivi filtranti facciali con alcol, varichina, e come ho cercato di spiegare, è una delle ipotesi di preparazione ad una situazione catastrofica di carenza dei dispositivi e di necessità di utilizzo che viene considerata. Ci sono delle indicazioni che potete scaricare su quei documenti che ho citato. E non improvvisare, perché in alcuni casi puoi rovinare definitivamente il dispositivo di protezione. Grazie, la prossima domanda. Il dottor Puro, in un ospedale convertito a Covid-19 hospital, nelle stanze di degenza gli operatori dovrebbero sempre indossare dispositivi filtranti FFP2? Questo sembra essere il suggerimento che dà il nuovo documento dell'Istituto Superiore di Sanità. Da un punto di vista teorico, se il paziente Covid non presenta una condizione di elevata necessità assistenziale, quello che si diceva 15 giorni fa, di poter utilizzare la mascherina chirurgica rimane valido. Tutte le indicazioni e le evidenze riportate anche nel documento dell'Istituto Superiore di Sanità dimostrano che l'uso dell'FFP2 è in qualche modo precauzionale in queste situazioni, lì dove, avendo tanti pazienti, dei quali alcuni che fanno una ventilazione assistita all'interno delle stanze,
con la possibilità di farli in corte, in continuità uno con l'altro. In quei casi può essere indicato l'uso dell'FFP2. Non in assoluto sempre in tutti i casi, in queste condizioni che devono essere in qualche modo valutate. Un reparto totalmente Covid ha un carico assistenziale notevole, per cui in taluni momenti può essere utile usare solo l'FFP2, che sicuramente mi protegge anche nei confronti dell'aerosol rispetto alla mascherina chirurgica, che non lo farebbe. Ma in queste situazioni. Grazie. La prossima domanda. Sempre per Puro, per camici monouso, ti riferisci ai TNT visitatori? Puoi farci avere le slide? Vabbè, le slide ve lo spiego io. Tu rispondi alla prima. No, per camice monouso, allora, nelle versioni iniziali dei documenti si parlava di camici monouso idrorepellenti. Ora la parola idrorepellente non viene più utilizzata, se non in qualche modo nel testo. Io dico che è camice idrorepellente, in assenza, soprattutto nelle procedure a maggior rischio di contaminazione, schizzi, aerosolizzazione. In assenza del camice monouso è possibile utilizzare le tute. Chi sceglie la tuta prima del camice monouso non sceglie un prodotto di minor sicurezza, è una questione anche di, in questo caso, di comfort e di necessità di tenerla tante ore. È una scelta su due dispositivi di assoluta prevenzione. In assenza di tutto o nelle condizioni in cui probabilmente non intravedo nessuna possibilità di contaminazione, può essere anche un TNT visitatore. Se devo fare soltanto una brevissima entrata all'interno della stanza senza toccare nulla, piuttosto che sprecare una tuta o un camice idrorepellente, posso usarlo. Per quanto riguarda le slide, dico a tutti che le slide di tutti i relatori saranno disponibili per tutti coloro che hanno partecipato e anche per le aziende sanitarie, e vi faremo sapere attraverso mail come fare a reperirle. Altra domanda, volevo sapere se per i consulti via Skype richiedono il consenso del paziente. Se sì, in che modo viene trasmesso il consenso? Forse questa è una domanda. Allora, noi, per noi che stiamo per attivare questa, diciamo, modalità di sentirci con i pazienti e quant'altro, è una cosa che stiamo proprio progettando. In azienda in generale ci stiamo pensando come strutturare il consenso, sicuramente il consenso al paziente va chiesto. E in che modo viene trasmesso il consenso, queste sono le modalità che stiamo stabilendo anche con la nuova, diciamo, con l'applicativo che stiamo mettendo su, e sicuramente in qualche modo di questa testimonianza deve essere garantita la privacy e il consenso all'informazione dei dati, anche se in questo periodo, come qualcuno ha anche detto, lo stesso garante della privacy, come prima è stato detto, facciamo le cose possibili e cerchiamo di garantire assistenza prima di tutto, anche su questo il garante della privacy, l'importante è garantire al paziente che viene informato e che le sue informazioni sono all'interno di una linea dedicata. Grazie. Passiamo alla prossima domanda. Tra un paziente e l'altro è indicato cambiare il camice idrorepellente, ma in caso di stanze con più pazienti, per evitare cambi di camici, è possibile coprire il camice con un TNT e cambiare solo quello? È indicato? Allora, sì, sicuramente l'indicazione ottimale è questa, ma una indicazione operativamente sostenibile e anche di uso razionale dei dispositivi, come abbiamo visto, è quello di poter fare in continuo, in batteria, più pazienti utilizzando i dispositivi di protezione individuale se non sono vistosamente contaminati. In questa situazione, soprattutto nei reparti Covid, non stiamo purtroppo pensando a un rischio di trasmissione tra paziente e paziente di infezioni MDR, stiamo pensando di preservare
rispetto al Covid e non abbiamo un rischio di trasmettere il Covid ad un paziente che ha già Covid. Quindi l'obiettivo è quello di proteggere in qualche modo l'operatore, per cui in assenza di una vistosa contaminazione è possibile fare e mantenere il camice anche per più pazienti anche senza coprirlo con un TNT. L'importante è che nell'organizzazione non ci sia la possibilità che con il camice potenzialmente contaminato io vada non tanto nella stanza di un altro paziente o nel letto del paziente che sta vicino, quanto nelle aree comuni, nella medicheria, nelle zone in cui questa contaminazione non deve avvenire. È quindi possibile coprirsi con un TNT, ma forse non è necessario, ed anche in questo caso è un utilizzo improprio di un dispositivo. Per il personale addetto alla misurazione della temperatura ad utenti e dipendenti di una struttura sanitaria, ospedale oppure ambulatorio, eccetera, all'accesso delle stesse, sono sufficienti mascherina chirurgica e guanti in lattice? Direi assolutamente di sì, se viene mantenuta, non c'è un contatto diretto, viene mantenuta una distanza comunque sufficiente. Aspetto importante è che la persona a cui misuro possa indossare la mascherina chirurgica, che riduce quindi il rischio che tossisca, starnutisca. Stiamo comunque valutando un soggetto che pensiamo possa avere un'infezione a trasmissione droplet. Aggiungo io che esattamente le misure che stiamo mettendo noi in atto nello screening all'ingresso al checkpoint, ma del resto anche le misure dell'IS adesso, che sono appunto quelle del 28 che ieri sono state emanate, sono chiare anche in questo, cioè sì, confermo anche l'operatività. Un'altra domanda per il dottor Curo e per la dottoressa De Luca. Nella gestione del paziente immunodepresso, immunodeficit primitivo, ambulatoriale, non sintomatico, per esempio terapia, IVIG, eccetera, da operatore non sintomatico, è necessario uso di DPI e quali? Paziente, medico, per esame obiettivo alla luce della possibile asintomaticità in soggetti Covid positivi? Io credo che, insomma, è vero che esiste la possibilità che un asintomatico Covid trasmetta con una probabilità ritenuta più bassa, soprattutto perché vengono meno i mezzi con cui trasmettere, le goccioline, che sono, abbiamo detto, quelle più in causa. E in una situazione, anche questa è una cosa che in parte nel documento viene affrontata, in una situazione di diffusione sostenuta, in una situazione in cui ci può essere questo rischio, può essere opportuno che entrambi, ove sostenibile, se il paziente la può tollerare, usino una mascherina chirurgica. D'altra parte è prevalente anche in questo caso la protezione di questo immunodepresso da parte dell'operatore, quindi non è che stiamo pensando soltanto al Covid e ci scordiamo di altro. In questo caso sicuramente una mascherina chirurgica ha il duplice obiettivo e ribadisco una cosa detta durante la presentazione, non il filtrante respiratorio munito di valvola, il filtrante respiratorio munito di valvola espiratorio, che invece potrebbe comunque consentire una fuoriuscita di droplet. Spero di aver capito la domanda, non so. Tu si vuoi aggiungere qualcosa? Sì, aggiungo qualcosa perché poi nelle operatività questo lo vediamo sicuramente di più. Premesso che quello che ha detto Vincenzo Puro è il punto di partenza che ogni ospedale deve considerare nel momento in cui mette in atto misure operative per i propri operatori e per il paziente che va ovviamente a gestire e a curare. Per questa domanda specifica, ripeto, come tra l'altro sono molte chiare le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità sia del 14 marzo ma anche in questo caso, che tutelare i pazienti immunodepressi, se possibile che indossino la mascherina, perché dipende dal tipo di, diciamo, di prestazione a cui viene sottoposto quando viene in ospedale, se è una visita, semplicemente una visita, oppure deve fare un altro tipo di indagine,
Sicuramente noi quello che diciamo ai nostri operatori, soprattutto in questo momento, è per garantire sempre di più, diciamo, il no COVID in ospedale, è che indossino almeno la mascherina chirurgica, lavino le mani, indossino la mascherina chirurgica, indossino i guanti e cominciano a svolgere la prestazione di tipo ambulatoriale, stiamo parlando ovviamente. Se possibile, dipende dalla prestazione, al paziente viene detto di invitato a indossare la mascherina previo lavaggio delle mani, diciamo, possibilmente con acqua e sapone o con gel idroalcolico, dipende ovviamente dalla situazione. Queste sono le indicazioni che mi posso dire anche leggendo la letteratura, anche gli studi che di recente stanno uscendo, continuano, diciamo, a supportare questo razionale. Bene, la prossima. Quali evidenze esistono per la disinfezione in stufetta a secco dei DPI FFP2-3? Bisogna leggere con attenzione quei documenti che vi ho detto per andare a trovare questa ipotesi. Non ci sono procedure condivise ancora. Dico bene. Ok, andiamo avanti. Il lavaggio dei camici idrorepellenti con ipoclorito e successiva sterilizzazione può essere considerata una procedura valida? Anche in questo caso, ritorniamo all'argomento nell'andare in una situazione estrema, ci sono delle indicazioni su come poter riutilizzare o prolungare l'utilizzo di tutti i dispositivi. Ho messo una diapositiva per quanto che faccia riferimento al sito dei CDC degli Stati Uniti, in cui vengono trattati tutti questi aspetti. Una procedura valida, limitatamente, non può essere, in questo caso specifico, non può essere fatta più volte, si perde soprattutto la parte della idrorepellenza, qualora l'idrorepellenza fosse ritenuta una necessità effettiva. Io dico sempre, nel parlare di questi discorsi, anche sulle linee guida dei CDC, è abbastanza singolare quando dicono che in carenza di filtranti respiratorio, di mascherine chirurgiche, in ultimo usa la tua bandana. È un mezzo di Bene. barriera quello che vado a cercare. Bene. Per quanto riguarda le calzature al ritorno a casa, è preferibile lasciarle all'esterno e dopo quanto tempo riporle in armadio? Questo risponde Andrea. Mi sentite? Sì. Sì. Ah, per quanto riguarda le calzature, ci sono adesso così delle evidenze sulla, diciamo così, resistenza del virus su ambiti di tipo quali vestiti, scarpe, eccetera. E non ci sono ancora dei dati assolutamente certi, e quello che viene consigliato comunque è, se possibile, anche di fare una disinfezione delle suole, questo è così, ma non ci sono, diciamo, delle indicazioni secche dopo quanto tempo riporre in armadio o meno. L'importante sarebbe almeno la suola, se proprio si vuole raggiungere una tranquillità ulteriore, disinfettare la suola, questo. Grazie, andiamo Aggiungere avanti. solo una cosa, che se questa fosse una modalità efficace di trasmissione, no, sarebbe emersa come una volta, perché la maggior parte della popolazione usa le scarpe, la maggior parte le ripone nell'armadio e poi le riutilizza. Cioè è una modalità teorica, è una modalità con cui non bisogna, insomma, fondamentalmente andare dietro troppo a questo tipo di suggerimenti. Non è una modalità vera. Conserviamo la nostra attenzione su quelle che sono le indicazioni più importanti di distanze sociali, di igiene delle mani, anche perché in questi casi si rischia di non finirla mai, perché sto già pensando alle zampe dell'animale, no? E così. Certo. Ok, secondo l'OMS, per garantire la protezione degli operatori con le mascherine FFP2 in caso di manovre a rischio di aerosolizzazione, per esempio ventimasco o CPAP,
È necessario avere un livello minimo di ricambio e flusso d'aria sul paziente? No, non è così previsto. Il livello minimo di ricambi e flussi d'aria sul paziente sono una condizione in cui ovviamente riducendo la concentrazione dei contaminanti nell'aria riduco la probabilità di raggiungere una carica virale infettante. D'altra parte, una mascherina FFP2 mi riduce del 92% la presenza dell'inspirazione delle particelle. Qualora queste particelle fossero sospese nell'aria, fossero a trasmissione aerea propriamente detta. Di questa evidenza del coronavirus, SARS-CoV-2 non è definita. È il discorso che facevamo. Inizialmente, in alto contenimento iniziale della trasmissione, tutti i pazienti dovevano essere trattati in stanze a pressione negativa con adeguati ricambi d'aria. E adesso non c'è questa possibilità e non c'è neanche un'indicazione stretta di trasmissione aerea. Ovviamente il rischio di aerosolizzazione con 20 maschere o CPAP, l'importante è avere una protezione soprattutto nella vicinanza con il paziente. Si parla di aerosol a breve distanza. Grazie. In una diagnostica per immagini e quindi per effettuare RX torace o tac torace, quali dispositivi, usare camice, mascherina chirurgica, occhiali, bastano? C'è differenza se il paziente non è collaborante oppure collaborante? Mi sembra che rispetto a tutti i dispositivi che abbiamo dato nell'assistenza a qualsiasi livello dei pazienti Covid, manchino solo i guanti e l'igiene delle mani. Che altro possiamo metterci? Ok. Allora, per l'operatore che effettua tampone oro-naso-faringeo, è sempre preferibile FFP2 o in caso di basso rischio può essere sufficiente l'utilizzo di mascherina chirurgica, ad esempio nel caso di tamponi effettuati per screening in previsione di terapia ad elevato potere immunosoppressivo? Cambia l'indicazione in base anche alla tipologia di paziente, esempio bambino versus adulto, probabilmente meno collaborante rispetto ad un adulto. I DPI fra l'esecuzione di un tampone e l'altro devono essere cambiati, tutti? Secondo le indicazioni internazionali e CDC e quelle del nuovo documento dell'Istituto Superiore di Sanità, il tampone è una condizione per la quale rischio di generare aerosol bisogna usare l'FFP2. La mia opinione personale è che non sia una procedura che generi aerosol, ma le indicazioni quelle sono e a quelle in qualche modo ci dobbiamo attenere. È ovvio che ancor meno la possibilità che generi aerosol e che comporti la necessità di FFP2, se stiamo facendo il tampone ad una persona asintomatica per uno screening assolutamente precauzionale, mentre potrebbe essere diverso per il bambino o per il paziente non collaborante che può avere una maggiore possibilità di avere stimolo della tosse e tossire. Quindi l'indicazione è FFP2 nell'esecuzione del tampone oro-naso-faringeo. Possono essere cambiati? No, abbiamo già detto che sempre sulla base di una valutazione che la professionalità di chi sta facendo queste attività assistenziali deve avere. Non è necessario cambiare tutti i DPI, sicuramente è opportuno cambiare anche nel rispetto del paziente che viene successivamente guanti e faringe delle mani, ma se non c'è una vistosa contaminazione potrei anche non cambiare, in particolar modo se uso l'FFP2, perché cambiare tra un paziente e l'altro l'FFP2 poi arriveremo a doverci mettere la bandana. Grazie.
Grazie Enzo. Dunque, abbiamo ancora tre domande e direi che chiudiamo qui. Rispondiamo a queste ultime tre e poi chiudiamo il webinar. Vista l'impossibilità di mappare a mezzo screening di massa l'intera popolazione italiana, fino a risoluzione mondiale a immunizzazione vaccino indotta, è auspicabile far utilizzare sempre mascherina chirurgica? Non parlo solo degli operatori, ma come misura preventiva generale, cioè auspicabile un cambiamento delle nostre abitudini. Andrea. Io, ma sai, queste sono domande auspicabili. Auspicabile è quello che abbiamo in questo momento, è sicuramente utilizzare quelle metodiche che permettano di favorire l'isolamento sociale, non in qualche maniera rischiare di contaminare gli altri, diventa un punto di riferimento, che diventi una misura preventiva generale in questa fase sicuramente può essere utile in altre fasi. Di cui speriamo vedere la fine di questa epidemia, non credo che dobbiamo arrivare a queste situazioni estreme. Cosa su Grazie. questo? Scusi. Solo una cosa velocissima. La mascherina usata così, tout court, da parte di tutti, non abbassa certamente il rischio, perché un corretto non uso di una mascherina chirurgica all'intera popolazione potrebbe anche essere fonte di continua, diciamo, contaminazione, perché il toccarsi la mascherina e poi toccare altri oggetti. Quindi condivido l'idea che forse le altre misure, lavaggio delle mani, distanza di sicurezza, contenimento e isolamento siano quelle, diciamo, da perseguire. Mascherina, se io ho i sintomi, effettivamente utilizzarla. Scusate, ma pensavo che era una riflessione da fare. Grazie, Susi. La prossima domanda è: vista l'impossibilità, no, vista l'impossibilità di mappare a mezzo screening, no, questa è quella di prima. Scusa, la prossima. Chi pensa allo smaltimento dei DPI? Non mi sembra un argomento da sottovalutare. Stiamo producendo tonnellate di rifiuti. Qualcuno sa chi pensa? È vero che stiamo producendo tonnellate di rifiuti ospedalieri con dispositivi di protezione individuale, ma abbiamo detto che consideriamo, pur considerando l'uso razionale, sono misure indispensabili in questa fase, soprattutto verso la conclusione, per ritornare un attimo agli argomenti iniziali, per proteggere una componente della popolazione che per la sua essenzialità, che è quella degli operatori sanitari, che devono prestare appunto le proprie le cure ai pazienti va preservata in tutti i modi. Quindi stiamo producendo tanti rifiuti e contemporaneamente, se vogliamo rimanere in ottica ecologica, ma io me la sarei risparmiata, stiamo inquinando di meno perché usiamo meno le macchine. Se era questo l'appunto. Per lo smaltimento dei DPI, certamente i rifiuti nell'assistenza di questi pazienti, il ciclo dei rifiuti deve essere in qualche modo governato, non perché necessitino di cose così particolari, perché non, torno a dire, non stiamo parlando di Ebola, non stiamo parlando di un virus che attraversa i cartoni dei ROT e si diffonde nell'ambiente procurando chissà quali sfaceli, vanno ben gestiti come vanno gestiti bene i rifiuti ospedalieri a rischio infettivo. Grazie. L'ultima domanda. Sono un operatore sociosanitario e durante il turno di notte lavoro in più reparti, pronto soccorso in primis e surchiamato in sala parto, sala operatorio, sala morgue. In alcune occasioni mi è capitato di intervenire in tutti i reparti elencati in precedenza. Secondo voi il mio piano di lavoro è compatibile con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo? Questa è una domanda di carattere generale. Chi vuole rispondere? Susi, forse. Allora, la preoccupazione sicuramente è motivata. Noi stiamo vedendo quello che sta accadendo nelle regioni del nord, voglio dire, che ci fanno scuola su questo, però ovviamente i numeri che stanno gestendo. Per cui ad un certo punto nell'organizzazione, se c'è necessità di spostamenti e di coprire ruoli a supporto di tutti gli altri nostri colleghi o di altri professionisti, purtroppo ti trovi a gestire nello stesso turno e andare in più reparti.
Quello che deve essere maggiormente magari fatto una riflessione è che se un operatore, specialmente un operatore sociosanitario che è proprio trasversale, quindi può essere spostato in più ambiti nello stesso turno, ancora di più vanno le regole di una corretta gestione di vestizione, svestizione, igiene delle mani e fatta, diciamo, quindi costantemente aggiornata e addestrata il personale. Può sembrare, diciamo, non proprio in questo momento, anche qui ritorno come prima, alcune regole sono sovvertite, riorganizzate, per cui qui vale sicuramente anche l'eticità del personale stesso. Importante che la struttura supporti il personale nella formazione, nell'addestramento correttamente che il DPI deve indossare e passare in un ambito a un altro, riflettendo su quello che si sta facendo. Se si è all'interno di un ospedale Covid, interamente Covid, questa situazione ovviamente è più stressata e stressante per l'operatore sanitario, in una struttura mista o che cerca faticosamente di rimanere non Covid, ha una gestione completamente diversa, ma le regole sono le stesse, cioè ogni operatore sanitario deve sapere che in questo momento storico quello che ha sempre fatto per il controllo delle infezioni deve essere ricordato continuamente, quindi uso corretto dei DPI, igiene delle mani. Questa è una, mi sento di dire. Grazie. Allora, abbiamo esaurito le domande. E, ora passerei la parola al direttore FIASO, il dottor Nicola Pinelli, se mi sente, per le conclusioni di questo webinar. È collegato il direttore? Buongiorno, buongiorno a tutti. Rapidissimamente, che siamo oltre mezz'ora, tempo massimo, ma forse valeva la pena rispondere alle domande, raccogliere le sollecitazioni di approfondimento delle aziende. Ringrazio i relatori per gli ottimi e puntuali interventi. Volevo stimolare, come diceva il Presidente, la comunità dei partecipanti a questo webinar a farci arrivare ulteriori sollecitazioni, ulteriori domande, anche richieste di risposta a fabbisogno informativo e conoscitivo a cui cercheremo, insomma, di rispondere con le nostre iniziative. Vi segnalo e prego la regia di inserire il link nella chat. Vi segnalo un repository che abbiamo creato per le aziende sanitarie dove sono classificati e messi a disposizione documenti in questo momento 8 aree tematiche, tra cui quella della protezione degli operatori e degli utenti, e su tutti gli altri ambiti tematici su cui stiamo facendo degli interventi specifici. E ringrazio anche, oltre ai relatori, anche lo sforzo, mi permetto, di Andrea Minarini di pensare un po' alle questioni critiche e gli elementi su cui investire nel prossimo futuro. È chiaro che gli elementi di criticità e di riallineamento molto rapido che c'è stato in questo periodo hanno appalesato una serie di questioni su cui diciamo trarre insegnamento e su cui sono state immediatamente più o meno tempestivamente, comunque siamo intervenuti per aggiustare il tiro. È evidente che alcuni elementi poi possono essere presi a frutto per poi nella gestione anche in corso di emergenza, ma anche post-emergenza, risultare utili per sostenere e rafforzare il sistema. Ricordo che nell'ultimo periodo avevamo anche realizzato una vasta analisi sull'impatto della legge 24, quindi sui modelli di gestione del rischio e che anche questo andrà rivisto alla luce dell'emergenza in corso, però probabilmente poi questo lo vedremo anche con i nostri docenti, in particolare con Andrea Minarini, se valga la pena proporre questi dati e aprire anche una discussione sulla modella di gestione del rischio aggiornata all'emergenza Covid. Detto questo, ringrazio tutti i partecipanti, mi
vi prego appunto di utilizzare questa repository non soltanto per raccogliere e quindi anche il luogo dove noi metteremo a disposizione le slide dei relatori. Vi segnalo che tutte le registrazioni dei webinar nei tempi del montaggio, però molto rapidi, nel giro di 2 o 3 giorni vengono resi disponibili, aperti a tutti sul canale YouTube di Fiaso. Si chiama su YouTube e si mette TV Fiaso, trovate tutti i nostri video, ma li troverete anche sulla pagina, sulla home page di Fiaso, dove stiamo creando una sezione apposita di tutti i webinar prodotti in questa fase. Vi preghiamo anche di farci avere documentazione ulteriore dall'azienda da mettere a disposizione dei colleghi per appunto rafforzare il sistema della comunità delle aziende e fare squadra su tutto il territorio nazionale. Vi ringrazio e al prossimo appuntamento il 2 aprile sull'assistenza territoriale, è un tema che magari non riguarda questa comunità, ma magari potete utilmente comunicare ai colleghi che verrà fatta e che quindi possono partecipare tutti coloro che sono impegnati in particolare nella gestione dell'assistenza domiciliare. Grazie a tutti, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Ciao. Arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti.